Io vorrei ricollegarmi a quanto si diceva poco fa, cioè al fatto che se ci si reca in libreria, quantomeno in Italia, non si trova bibliografia sul Galignano. Si trovano magari alcune storie dei Savoia, non sempre aggiornate. Può succedere invece che si trovi qualcosa all'estero di più interessante, e alla fine del mio discorso vi spiegherò anche la ragione. Io ho ripensato, preparando questa relazione, a quando ho scoperto questi personaggi. Sicuramente non ha contribuito la mia formazione scolastica, perché i miei ricordi liceali mi riportano a certe pagine di un manuale di storia dell'arte, appunto, che Largan, no? Che qualcuno di voi forse ha conosciuto negli anni del liceo. Largan, nel capitolo dedicato all'arte barocca, riproduceva la facciata di Palazzo Carignano. Uno dei punti di riferimento dell'arte barocca, e Argan dedicava delle pagine molto belle a descrivere questa facciata in forma di pergamena, no? Che si srotola alla vista del pubblico. Sui manuali di storia, però, la vicenda di Tommaso di Savoia Carignano non era assolutamente contemplata, era appunto contemplata la figura di Carlo Alberto come epigono di una vicenda dinastica precedente. Quindi, il mio intervento di oggi vorrebbe appunto un po' andare alle origini di questo ramo, che è un ramo cadetto del Savoia e che non si può, la cui storia non si può assolutamente capire se ci si limita a un orizzonte torinese, piemontese, ma io direi relativo al Ducato di Savoia, cioè una storia che non riusciamo a comprendere completamente. Viceversa, la figura di Tommaso di Savoia e Carignano potrebbe essere molto utile scolasticamente, anche a livello scolastico, per presentare la complessità di un secolo, il Seicento, a lungo definito come secolo di crisi, che si apre, la prima metà di questo secolo, con una serie di guerre, pestilenze, carestie, una serie di crisi che noi storici siamo ormai abituati a considerare non tanto una fase di decadenza, quanto fase di transizione. La prima metà del Seicento si può considerare un lungo periodo storico, quello che per altri versi scolasticamente viene trasmesso, non so, dalle pagine di Manzoni, sulle peste degli anni 30 del Seicento, ma che ha tutta una sua complessità. Ebbene, seguire cronologicamente la biografia di Tommaso di Savoia Carignano ci può aiutare a capire la complessità di questo mezzo secolo che segna appunto la storia non soltanto della dinastia dei Savoia, ma della storia europea. E ci fa anche capire come limitare la storia dei Savoia e dei suoi rami cadetti alla storia del Piemonte sia estremamente riduttivo, o addirittura sia controproducente. Comprendere l'importanza di questo film. Non voglio tediarvi più di tanto con la cronologia, però è importante, diciamo, segnare una serie di coordinate cronologiche per svolgere questo racconto. Allora, dirò subito che non esistono biografie aggiornate e non esistono più biografie su Tommaso di Savoia e Carignano, esistono alcuni saggi che qualche storico conosce, esistono saggi che sono stati pubblicati non a caso dagli anni Carlo Albertini in poi su riviste di storia, quindi diciamo saggi e studi su Tommaso di Carignano. In quale fase della sua vita? La biografia di Tommaso di Savoia Carignano viene associata quasi sempre ad alcuni anni, cioè gli anni della guerra civile, tra principisti e manganisti. Ma questa è solo una fase della biografia di questo che ce ne dà un'immagine molto parziale, che ha contribuito nei secoli successivi anche a darne un'immagine relativamente distorta. Io vorrei appunto con voi ripercorrere un po' velocemente la cronologia e poi alla fine ragionare appunto sulle rappresentazioni che sono state date a questa figura. C'è anche un apparato iconografico che io utilizzerei alla fine, cioè scorrere alcune immagini per cercare di farvi capire meglio quello che vi sto dicendo. Allora, partiamo da alcune date, collochiamolo cronologicamente. Tommaso di Savoia Carignano nasce nel 1596 e muore esattamente 60 anni dopo, quindi ha una vita relativamente lunga per i canoni
le speranze di vita dell'epoca. È una vita molto intensa che si svolge in gran parte sui campi di battaglia, in difficili trattative diplomatiche e che termina appunto nel 1656, quindi alcuni anni dopo la fine della guerra dei vent'anni, 1618-1648, entro la quale si colloca la guerra civile, cui facevo cenno. Prima di arrivare agli anni della guerra civile, però, ci sono alcune vicende biografiche, ma anche familiari, che segnano profondamente la vita di Tommaso. Tommaso nasce come quinto figlio maschio sopravvissuto del duca Carlo Emanuele I. Nasce da una madre che vanta un sangue nobilissimo, è l'infanta Caterina, è una delle consorti di Casa Savoia più prestigiose nella storia, diciamo, del ramo principale di Savoia, perché l'infanta Catalina è niente poco di meno che la figlia di Filippo II d'Asburgo, all'epoca si può dire il sovrano più potente nella storia europea. L'infanta Catalina però lascia orfano Tommaso dopo un anno di vita. Nel 1597 l'infanta muore. Il piccolo Tommaso, quinto figlio maschio, elenco i maschi precedenti, il nome dei maschi precedenti: Filippo Emanuele, Vittorio Amedeo, futuro sovrano Vittorio Amedeo I, Emanuele Filiberto, futuro priore di Castiglia, cavaliere di Malta, una carriera strepitosa al servizio del re di Spagna, Maurizio, che diventerà cardinale Maurizio di Savoia, e infine appunto Tommaso, quinto maschio sopravvissuto ai numerosi figli che l'infanta Catalina aveva avuto. La sua infanzia è segnata da episodi abbastanza traumatici. Il Piemonte è attraversato da una pestilenza e quindi nei primi anni di vita il padre lo allontana da Torino, lo porta a Fossano, a Mondovì, ritornerà a Torino soltanto dopo la morte della madre. Siamo alla fine del Cinquecento, il duca Carlo Emanuele I incomincia a intraprendere e continua a intraprendere una politica militarmente molto, molto ambiziosa. Dalla fine del Cinquecento fino alla fine del suo ducato, nel 1630, Carlo Emanuele I realizzerà un rovesciamento delle alleanze. Vittorio Amedeo, cioè il principe Tommaso, si fa le ossa sul campo di battaglia nel primo Seicento, quando il padre è alleato alla Francia, partecipando alla prima guerra del Monferrato, 1613-1617, e si farà le ossa già da adulto nel 1625 nella sfortunata guerra contro la Repubblica Genovese del 1625. Dico si farà le ossa perché appunto un comandante all'epoca si forma sul campo di battaglia, nel suo caso appunto intervenendo a partire dal 1613, quindi appunto in età che noi definiremmo adolescenziale a seguito del padre, garantendogli il controllo del reclutamento delle truppe nella zona dell'Appennino al confine tra il Piemonte e la Liguria e incominciando proprio sul campo di battaglia a entrare in contatto con grosse personalità della storia militare e diplomatica piemontese. Tra la prima guerra del Monferrato, vi dicevo 1613-17, e la guerra contro la Repubblica Genovese del 1625, bisogna ricordare alcune altre vicende importanti. Dunque, innanzitutto era terminato da tempo un viaggio che aveva coinvolto i primi tre fratelli, i fratelli maggiori di Tommaso. Nel 1603, morta l'infanta Catalina, il duca Carlo Emanuele I invia a Madrid i suoi primi tre figli maschi in ragione del fatto che al sovrano spagnolo non fosse ancora nato il primogenito, che quindi non fosse garantita la successione niente poco di meno sul trono di
la formazione dei primi tre figli maschi in Spagna gli possa garantire la speranza di una successione sul trono di Spagna. È una speranza che fallisce con la nascita del futuro Filippo IV, Turco, e che fallisce già nel 1605 con la morte del primogenito, quel Filippo Emanuele che vi citavo prima. Che cosa succede? I due sopravvivono il secondo e il terzo figlio, Vittorio Amedeo I viene richiamato a Torino, il terzo figlio, Emanuele Filiberto, rimane invece nella sfera del potere spagnolo, perché appunto otterrà nel durato fedeltà di Spagna l'importante ruolo di priore di Castiglia, entrando nell'ordine di Malta e venendo nominato presto generalissimo della marina spagnola che difende le coste siciliane. Quindi Emanuele Filiberto viene dirottato verso una fedeltà che è quella del re di Spagna. Ricordiamoci che appunto all'epoca il re di Spagna è il sovrano più potente all'epoca. Non mi deve stupire questo gioco su più tavoli di fedeltà, perché è una delle caratteristiche che garantiscono alle dinastie europee dell'epoca di preservare i propri domini, cioè cercare di giocare con la propria discendenza su diversi tavoli di fedeltà, soprattutto utilizzando i rami cadenti, i figli cadenti. Al ritorno di Vittorio Amedeo I a Torino, siamo tra la fine del 1606 e il gennaio del 1607, il nostro Tommaso si trova presente alla cerimonia del giuramento di fedeltà come rappresentante dei figli del duca Carlo Emanuele I. Il fratello Maurizio è già nel frattempo stato dirottato verso la carriera ecclesiastica, che lo porta ad essere cardinale. Una carica che gli garantisce stabilire rapporti non soltanto con lo Stato Pontificio, ma anche con le corone europee. Nella prima fase del cardinalato del Cardinal Maurizio, il Cardinal Maurizio diventerà cardinale di corona protettore del sovrano di Francia, fino a una certa epoca, fino a quando appunto con il fratello Tommaso si schiererà decisamente a favore della Spagna. Prima di arrivare al 1625, cioè la guerra contro Genova, io ricorderei alcune date importanti. Allora, nel 1619 Vittorio Amedeo I, che non molti anni diventerà duca di Savoia, si sposa con Cristina di Francia. Dopo lunghe trattative parigine, con quelle cerimonie che si svolgevano inizialmente per procura e poi con una serie di riti di cerimoniali che accompagnavano la sposa dal luogo natale fino all'accoglimento a Torino, nel 1619 si celebrano le nozze di Vittorio Amedeo I con Cristina di Francia. Tommaso è inviato a Parigi e assiste alle cerimonie, quindi comincia a entrare in un contatto più diretto con i grossi personaggi della corte francese. Gli anni immediatamente successivi, quindi poco prima che scoppi la guerra contro la Repubblica di Genova, Tommaso, che era già stato sul campo di battaglia, si occuperà di una serie di iniziative diplomatiche in area italiana, questa volta. Nel 1620 accompagna la sorella a Modena, al rientro a Modena, la sorella era diventata moglie del figlio del duca di Modena. Da Modena si trasferisce a Venezia, dove entra in contatto con alcuni importanti ambasciatori veneti e approfitta di queste missioni tra il 1620 e il 1621 per recarsi anche a Roma, dove verrà ospitato alla corte, presso il Quirinale, alla corte di Paolo V. Quindi, come vedete, il panorama, soltanto delle figure, ma anche dei luoghi e delle corti con le quali Tommaso entra in contatto, diventa sempre più interessante, sempre più ampio.
Tra il 1621 e il 1625 il padre gli affida l'incarico del governatorato della Savoia. La Savoia è una regione, è un territorio particolarmente delicato nella, diciamo, conformazione fisico-geografica del Ducato di Savoia, perché la Savoia è la regione che confina da una parte con Ginevra, cioè con quei territori ginevrini che il duca Carlo Emanuele I aveva avuto l'ambizione di riconquistare, e confina anche con una regione francese che è il Delfinato, in quegli anni interessati dalla diffusione del femminismo, una delle regioni in cui gli ugonotti erano stati più presenti e avevano destato maggiori preoccupazioni del re di Francia. Sono anni in cui appunto Tommaso si prepara a compiere alcuni importanti missioni di carattere diplomatico. Il 25 non è soltanto l'anno in cui scoppia la guerra contro Genova, ma è anche l'anno in cui si concludono le trattative per dare in moglie a Tommaso di Savoia Carignano l'esponente di uno dei casati nobiliari più influenti in Francia. La moglie di Tommaso diventerà Maria di Borbone, sua sogna. Chi sono i Borbone e Soissons? Se noi andiamo a vedere la genealogia del Borbone, ci rendiamo conto che accanto alla linea principale dei Borboni regnanti, i Borbone e Soissons sono praticamente la seconda linea che avrebbe avuto diritto di succedere al trono dopo i Borbone Condé. Quindi ci stiamo riferendo sempre a livelli molto alti delle dinastie europee. Questo matrimonio garantisce a Tommaso l'alleanza con il potente fratello di Maria, della moglie, che è Luigi di Borbone e Soissons, governatore appunto della regione del Delfinato, e appunto in quegli anni ostile a diverse casate nobiliari molto vicine alla corte francese. Quindi diciamo che è un po' un intermediario per consentire il rapporto con l'alta aristocrazia francese, ma per mantenere una certa distanza dal rapporto diretto con la corte parigina. Ci stiamo avvicinando agli anni della guerra civile, ma non ci siamo ancora. La prima guerra del Monferrato e la guerra contro Genova sono due conflitti armati che portano Carlo Emanuele I a schierarsi con la Francia. Tommaso viene sposato, appunto, come vi dicevo, a un esponente dell'alta aristocrazia francese, e questa alleanza stretta attraverso anche la politica matrimoniale incomincia a presentare una svolta in anni immediatamente successivi, quando dal 1628 al 1631 Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo I, nel primo anno del suo ducato, partecipano alla seconda guerra del Monferrato, quella delle pagine manzoniane, questa volta però con un rovesciamento delle alleanze, cioè alleandosi all'esercito. Non sto a dilungarmi sul fatto che questi rovesciamenti delle alleanze erano tutt'altro che eccezioni all'epoca. Io vi ricordo soltanto che la Francia, il cui sovrano si faceva chiamare Re Cristianissimo, partecipa alla guerra dei Trent'anni a fianco della Lega Protestante, grazie appunto all'iniziativa che aveva preso il cardinale Richelieu. Quindi in teoria un cardinale di confessione. Quindi non dobbiamo stupirci appunto davanti a queste situazioni di rovesciamenti delle alleanze ragionando con l'ottica ottocentesca del senso di nazione. Primo a schierarsi in una seconda guerra del Monferrato con la Spagna provocherà alla fine di questo secondo conflitto, che è un conflitto, uno dei conflitti che si iscrivono all'interno del più ampio conflitto della guerra dei Trent'anni, porteranno a ridurre la figura di Tommaso a una sorta di ostaggio nelle mani dei francesi. Perché? Perché la seconda guerra del Monferrato si conclude con il trattato di Cherasco del 1631, che costerà al duca di Savoia la cessione di Pinerolo, che verrà
diciamo, riannessa al Ducato di Savoia soltanto alla fine del 600, 1696, e viceversa consentirà a Carlo Emanuele I di annettere alcuni territori conferiti, Trino e Napa. Dietro le trattative non semplici del Trattato di Chiarasco del 1631 c'è la figura di Tommaso, cioè la figura di Tommaso che era stata appunto quasi reclusa a Lione, appunto indelfinato non a caso, perché si riuscisse a mediare tra appunto le velleità del Duca di Savoia e invece le iniziative di espansione del re di Francia. Conclusa la seconda guerra di Monferrato, appunto con queste trasformazioni territoriali anche del Ducato di Savoia, continua comunque il ruolo di Tommaso di Savoia, continua a mantenere il ruolo di governatore in Savoia. Siamo però ormai all'inizio degli anni 30, quindi il padre, Carlo Emanuele I, è morto nel 1630 e gli è successo il figlio Vittorio Medeo I, appunto. Siamo Vittorio Medeo I che, ricordo, regna dal 1630 al 1637. Qui c'è una data chiave che segna la vita di Tommaso, ma segna anche profondamente la vita della sua famiglia. Il 1634 è un'altra data che appunto sottopongo alla vostra attenzione, perché il 1634, in un periodo, in anni in cui il duca Vittorio Amedeo I aveva, diciamo, preso un indirizzo politico dichiaratamente filo francese, si era consolidata l'alleanza del Ducato di Savoia con il regno di Francia, Tommaso di Savoia Carignano parte dal Piemonte, lascia Torino e si trasferisce a Bruxelles, raggiunge le Fiandre e decide di mettersi al servizio della Spagna. Che cosa è successo? Perché diciamo in una situazione di apparente pacificazione del Ducato di Savoia, Tommaso parte in incognito, raccontano le fonti, e raggiunge Bruxelles, Fiandre. L'anno prima era mancata sua zia, la sorella della madre Catalina, una figura molto influente, anche lei figlia appunto di Filippo II di Spagna, governatrice delle Fiandre. In onore appunto della zia, quindi formalmente per l'esequie della zia, Tommaso si trasferisce in Fiandre. Allora, questa decisione di abbandono del Piemonte, di abbandono del fratello maggiore e di scelta di ritornare a un'alleanza molto forte con la Spagna è stata interpretata in modo diverso. Ancora recentemente in un volume che è stato pubblicato in Spagna, El Piamonte in guerra, la frontera olvidada, che è un volume dedicato agli anni della guerra dei Trent'anni e della guerra civile, al quale abbiamo partecipato storici italiani e storici spagnoli insieme per confrontarci appunto su figure come Tommaso, ecco, un saggio cerca di spiegare questa scelta del 1634, che segnerà non soltanto gli anni successivi della vita di Tommaso, ma anche vedremo la rappresentazione iconografica del principe Tommaso. La storica spagnola che scrive questo saggio si pone la domanda: ma è stata una scelta intempestiva, quando la Francia stava crescendo, quella di ritornare a un'alleanza molto forte con la Spagna? La scelta di Tommaso è stata una scelta egoistica o è stata una scelta utilitarista? E risponde come io penso gran parte degli storici di oggi potrebbero rispondere, cioè è sbagliato utilizzare questa visione di utilitaristico o individualistico per spiegare una scelta del genere. Il ruolo della Spagna, come ci hanno spiegato soprattutto gli storici militari negli ultimi anni, negli anni 30 del 600 era un ruolo molto forte. La Francia non era ancora il regno che aveva superato in influenza nella storia europea la Spagna. La Spagna aveva ancora delle carte da giocare. Quindi questa scelta di Tommaso di schierarsi dal 1634
favore della Spagna, ottenendone ampie ricompense, è una scelta tutt'altro che casuale. È una scelta tutt'altro che casuale, che però inizia a segnare un solco profondo tra la scelta del fratello maggiore, Vittorio Medina, e la sua. Dicevo, è una scelta che segna la vita della famiglia, perché la moglie, la Maria di Borbone, dalla quale aveva avuto 7 figli, alcuni morti in giovane età, altri invece sopravvissuti e divenuti personaggi molto importanti, Emanuele Filiberto, quale detto il mutuo, al quale troviamo questo palazzo, era nato proprio dalle nozze con Maria di Borbone e Soissons. Eugenio Maurizio, il padre del principe Eugenio, nasce da queste nozze. Dove erano finiti questi anni, quando appunto Tommaso lascia Torino per raggiungere Bruxelles? Non stanno con il padre, rimangono con la madre, la quale non rischia la pelle dei figli, appunto, al seguito del marito. La moglie si rifugia a Milano, appunto, sotto accolta come ospite gradita dal sovrano di Spagna. Successivamente si trasferisce a Madrid, inizialmente come ospite gradita, e appunto quando la storia si complicherà ulteriormente, diventa una sorta di ostaggio con i figli di Tommaso nelle mani della corte spagnola. Che cosa succede a Tommaso? Si mette al servizio della Spagna, è in corso la guerra dei 30 anni, e quindi Tommaso scende in campo a favore della Spagna, combatterà alcune importanti battaglie lungo il Reno, che sono alcune delle battaglie più importanti della guerra dei 30 anni. Naturalmente a Bruxelles viene introdotto appunto nell'aristocrazia, che a conoscere importanti figure dell'aristocrazia che erano fedeli alla corona spagnola, otterrà dalla corona spagnola anche il titolo di governatore delle Fiandre del Sud. Tra gli artisti che in quegli anni appunto si trovano in quest'area c'è niente poco di meno che Van Dyck. Io lo pronuncio così, scusatemi, forse c'è una pronuncia più aggiornata di cui tenere conto. Abbiamo capito a chi vi sto riferendo. E in quello stesso anno, 1634, Tommaso di Carignano commissiona a Van Dyck di fatto due dei ritratti che resteranno più famosi. Un ritratto equestre, quello che noi conosciamo, che si trova alla Galleria Sabauda, e un mezzo busto, un ritratto mezzo busto, che oggi troviamo invece a Berlino. Questi sono indubbiamente i due ritratti che immortalano Tommaso, dal quale discenderanno tutta una serie di iconografie, di stampe pubblicate su vari libri e trattati dell'epoca, che di fatto riproducono l'iconografia di Van Dyck, la fisionomia di Van Dyck. Poi alla fine, se riusciremo a far scorrere qualche immagine, potremo anche vedere. Ci avviciniamo agli anni appunto della guerra civile. Nel 1636 ormai la Francia è entrata nel conflitto della guerra dei 30 anni, la situazione militare è tutt'altro che risolta, siamo nel mezzo della guerra dei 30 anni. Che cosa succede? Succede che appunto nel 1637 è morto Vittorio Amedeo I, è morto il Duca, e non sto a dilungarmi su particolari che conoscete sicuramente. Si innesca in Piemonte un conflitto tra i fautori della reggente Cristina di Francia e i fautori dei due principi cognati, cioè di Tommaso e del fratello Maurizio. Tommaso e Maurizio, che ritengono di essere i legittimi discendenti di Vittorio Amedeo I, quindi di avere diritto di sedere nel Consiglio Ducale, di rappresentare il governo, in attesa che il figlio minore di Vittorio Amedeo I raggiunga la maggiorità. Non mi dilungo troppo sulla guerra civile, che anche qui appunto ha dato adito a una serie di interpretazioni diverse, ma magari alla fine aggiungiamo qualche dettaglio su questi anni. Vi dirò soltanto che la guerra civile è appunto una guerra nella guerra, che ha una ripercussione fortissima sulla società,
del Ducato di Savoia, perché si crea una frattura all'interno dell'élite molto evidente, che non si interromperà alla fine di questa guerra civile, che lascerà il segno perlomeno fino all'inizio del Settecento, quando diciamo, le questioni dell'élite che si erano schierate con i due principi cognati in un certo senso si risolveranno. I due principi cognati, che quindi rientrano in Piemonte e appunto sul campo di battaglia combattono a fianco degli spagnoli contro l'esercito filo-francese della reggente, cooptano tutta una serie di élite, tutta una serie di territori. Possiamo dire che dei discendenti della dinastia, tutti, quasi tutti, tranne un figlio naturale di Carlo Emanuele I, sono schierati con i principi, con i due principi, con i due principi cognati, cioè Maurizio e Tommaso. Se facciamo appunto una campionatura dell'élite del Ducato, ci rendiamo conto che Cristina non è appoggiata dalla maggioranza dell'élite, e geograficamente si può anche, diciamo, ricostruire la serie dei luoghi che diventano principisti: il Piemonte meridionale, ma anche il Piemonte settentrionale, il Biellese, il Canavese, la Val d'Aosta, il Cuneese, sono tutti territori che diventano fortemente principisti. La guerra civile dura 4 anni, 1638-1642. Durante questi anni ormai Tommaso aveva perso da tempo i suoi beni, erano stati sequestrati fino al 1634, quando aveva deciso di lasciare Piemonte e di trasferirsi a Bruxelles. Che cosa succede? Ecco, io volevo leggervi soltanto una testimonianza di un testimone diretto di questi fatti. È un testimone che conoscete tutti e si chiama Emanuele Tesauro. Emanuele Tesauro, come voi sapete, parteggia durante la guerra civile dei principi e dopo la fine della guerra civile diventerà appunto come coloro che appunto accolgono e accettano il governo di Cristina di Francia, un letterato al servizio di Cristina. Ma durante gli anni della guerra civile Tesauro è un principista. Allora, Tesauro è autore dei campeggiamenti del principe Tommaso di Savoia, che sono quasi una relazione in presa diretta delle battaglie combattute da Tommaso, che sono una delle fonti più interessanti per ricostruire diciamo, momento per momento l'andamento della guerra civile. Questa relazione in presa diretta viene poi ripresa in un'opera che viene pubblicata nel 1673, intitolata Origine delle guerre civili del Piemonte, in prosecuzione dei campeggiamenti. Ecco, in queste pagine che vengono pubblicate nel 1673, Tommaso viene descritto in questi termini. Scrive Tesauro, cito: tu vedrai comparire tre verità, tu lettore, naturalmente si sta rivolgendo al lettore. La prima, che il principe Tommaso non portò la guerra civile in Piemonte, ma la provò. La seconda, che, forzato a prendere l'arme, non poteva maneggiarle con maggior prudenza e pietà. L'ultima, che le armi sue han partorito al regio pupillo, cioè a Luca, la sicurezza dello Stato e allo Stato la tranquillità della pace. Allora, quando Tesauro pubblica queste considerazioni è ormai sotto il ducato di Carlo Emanuele II, ovviamente non può dimostrare fino in fondo quello che sostiene, ma ci tiene a sottolineare che non è Tommaso che porta la guerra, ma ci sono fratture precedenti che avevano, diciamo, preparato questa guerra civile. Noto una cosa: questa espressione guerra civile è un'espressione che viene utilizzata dai contemporanei, non siamo noi che la definiamo una guerra civile, ma è qualcosa che nasce già in quegli anni. Noi oggi associamo al concetto di guerra civile qualche cosa d'altro. E tuttavia questa fu effettivamente una guerra civile, se la interpretiamo anche e non solo come una guerra dinastica, ma come uno scontro tra gruppi dell'élite dell'epoca. Queste osservazioni di Tesauro sembrerebbero quindi una sorta di giustificazione dell'atteggiamento di Tommaso, che, terminata la guerra civile nel 1642, è
è tra coloro che devono riconoscere Cristina di Francia come vittoriosa al termine di questo conflitto interno, all'interno al ducato. Perché Tommaso accetta di riconoscere Cristina? Beh, perché innanzitutto gli si promette la restituzione dei beni e soprattutto perché Tommaso a questo punto, dopo tanti anni, ambisce al ritorno della famiglia in Piemonte, che appunto era stata tenuta a Madrid un po' come sotto sequestro. Cristina gli concede la luogotenenza nel Biellese, nel Canavese, quindi gli consente apparentemente di esercitare un ruolo nuovamente importante all'interno del ducato. Tutto ciò però non basta sicuramente alla figura ambiziosa di Tommaso, che spende gli ultimi anni della vita per legarsi alla corte francese, quindi per riconfigurarsi. Siamo appunto negli anni che vanno dal 1642 agli anni della sua morte, 1656. Allora, sono anni in cui Tommaso, che ormai è appunto a una certa età, non rinuncia a scendere sul campo di guerra, sul campo di battaglia, e condurrà ancora tra il 1646 e il 1648, sono gli ultimi anni della guerra dei Trent'anni, importanti campagne militari, non soltanto in territorio piemontese, in Lombardia, nello stato dei Presidi, quindi sulle coste toscane, e niente poco di meno che nel Regno di Napoli. Questo è un altro episodio molto interessante, che inserisce la figura di Tommaso di Savoia Carignano nella storia degli antichi stati italiani. Pensate che la campagna francese contro il Regno di Napoli, spagnolo, si combatte poco prima dello scoppio della rivolta di Masaniello. La rivolta di Masaniello è del 1646. Ebbene, al servizio della Francia, conducendo le truppe francesi contro il Regno di Napoli, il Tommaso di Savoia Carignano si distingue a tal punto che si immagina che nel caso in cui i francesi avessero vinto questa campagna militare contro gli spagnoli a Napoli, sarebbe potuto essere un principe sovrano da collocare appunto nel governo del Regno di Napoli. Quindi, per dirvi che appunto fino alla fine della sua esistenza, sul campo di battaglia è uno dei grandi comandanti, sul quale puntano anche ambizioni che vanno ben al di là della politica e della strategia sabauda nel ducato di Savoia. Questa iniziativa fallisce perché appunto nel 1647 scoppia la rivolta di Masaniello, i francesi manderanno il duca di Guisa a rinforzare e a spegnere questa rivolta, e appunto l'ipotesi di creare un principe italiano sul Regno di Napoli fallisce. Le imprese militari però non sono ancora finite nella vita di Tommaso. Ci avviamo alla conclusione di questo racconto. Siamo nel 1653, in ricompensa di queste della conduzione di queste battaglie gli viene riconosciuto un titolo prestigiosissimo, quello di maestro alla corte del re di Francia. È uno dei titoli più altisonanti alla corte del re di Francia, che ci dimostra come quelle lunghe trattative diplomatiche che Tommaso fin da giovane aveva lentamente costruito, entrando in contatto con figure come inizialmente Maria de' Medici, Richelieu e poi Mazzarino, e poi il giovane Luigi XIV, ci sono tutte figure con cui Tommaso, nel corso della sua esistenza, entra in contatto. Raggiungono l'apice nel 1653 con il riconoscimento di questo titolo, maestro, gran maestro, alla corte del re di Francia. L'ultima campagna militare si svolge nel 1655. Vi ricordo che appunto formalmente la guerra dei Trent'anni si chiude nel 1648, ma sono ancora dei presidi spagnoli che esistono ancora in Piemonte, quindi la guerra non è ancora completamente conclusa, la concluderà la pace dei Pirenei nel 1659, negli anni 50 ci sono ancora dei focolai di guerra, e l'ultima campagna militare alla quale partecipa Tommaso è l'assedio di Pavia. L'assedio di Pavia
durante il quale Tommaso è accompagnato dal figlio, Emanuele Filiberto Muto, che inizierà appunto lì una, anche lui una carriera militare come ufficiale generale di cavalleria. Nel 1656 Tommaso si spegne, rientra a Torino dopo questo assedio che non è particolarmente fortunato per lui e tantomeno per il figlio, si ammala a Torino e nel 1656 muore. Che cosa ne è? Sono le 6, quindi ci siamo bruciati praticamente il tempo a disposizione, ma forse abbiamo ancora un po' di tempo per riflettere appunto sulla fortuna di questo principe che sicuramente attraversa la storia dell'Europa nella prima metà del Seicento, entrando in contatto con le figure più importanti nella definizione della politica degli stati europei. Il ritratto seicentesco di Tommaso lo si ricava sicuramente dalle opere di Manuele Tesauro. Manuele Tesauro, che appunto è testimone nei campeggiamenti e nelle origini delle guerre civili del Piemonte, delle sue campagne militari e anche della situazione dei vari territori del Ducato durante la guerra civile. C'è almeno un'altra testimonianza letteraria che ci dice quando il Seicento avesse tenuto il conto di questi personaggi. Vi cito un autore che sicuramente anche a livello scolastico molti di noi hanno conosciuto, cioè Grimmelshausen, il Simplicissimus, cioè questo romanzo che ci racconta le vicende della guerra dei Trent'anni. Ecco, Grimmelshausen pubblica il Simplicissimus nel 1668, quindi 20 anni dopo la fine della guerra dei Trent'anni, e ci rappresenta Tommaso come l'esponente di una dinastia in Savoia che aveva la fama di essere invincibile. Durante la guerra dei Trent'anni circolava in Europa una leggenda che Tommaso di Savoia Carignano fosse invincibile. Al punto che, sapete appunto, questo romanzo è un romanzo che poi nasconde tra le sue pagine anche una certa ironia, al punto che a un certo punto un caporale aveva provato a sparare contro Tommaso di Savoia Carignano per verificare se fosse effettivamente questa figura invincibile. Che cosa succede? Si inceppa l'arma da fuoco, stupore di tutti che appunto riconoscono quanto quella leggenda potesse avere qualche cosa di vero, perché appunto Grimmelshausen dice in fondo Tommaso di Savoia Carignano è un discendente del profeta Davide e quindi come il profeta Davide ha questa aura di invincibilità, affermazione che noi fa sorridere, ma che probabilmente si poteva anche legare al fatto che la dinastia di Savoia ereditava il titolo di re di Gerusalemme, che era stato appunto trasmesso in Savoia dai cugini Angeli. Quindi, diciamo, nelle agiografie e anche nelle apoteosi dinastiche del Seicento non era così strano che appunto aleggiassero e nascessero leggende di questo tipo. Il secolo che taglia i ponti col Seicento e che in fondo getta le basi. Getta anche delle ombre lunghe sul Seicento, è il Settecento. Il Settecento guarda alle vicende storiche del Seicento con un distacco razionalistico e quindi inizia a giudicare quello che era capitato nel secolo precedente con toni che ci sembrano moralistici. Qual è l'autore che contribuisce a incrinare questa visione di grande rispetto della figura di Tommaso? È un bibliotecario al servizio di Luca d'Este a Modena, si chiama Ludovico Antonio Muratori. Ludovico Antonio Muratori scrive nelle Antichità Estensi, un'opera che viene pubblicata a metà 700. Ludovico Antonio Muratori non è un illuminista, ma respira ormai a metà 700 quella cultura razionalista, no? Che anche un erudito come lui non poteva, nella quale non poteva non riconoscere. Allora, nelle Antichità Estensi, Muratori scrive che Tommaso
sicuramente l'esponente di una dubbiosa, cito da parole di Muratori, di una dubbiosa condotta, no? Questo suo passare da una fedeltà all'altra erano sintomo di una dubbiosa condotta. Cito ancora da Muratori: parve francese quando servì gli spagnoli e spagnolo quando servì francese. Ecco, queste sono parole pesanti, no? Da parte di una figura autorevole come Muratori, che segnerà la cultura erudita anche dei secoli successivi e anche dell'Ottocento. La rivalutazione di questo personaggio avviene, ci attendono ancora alcuni decenni, diversi decenni, bisogna arrivare negli anni 30 dell'Ottocento, giusto appunto negli anni di Carlo Alberto, come si diceva in apertura di questo mio intervento. È Carlo Alberto che, diciamo, fa il possibile con tutta una serie di operazioni, diciamo, che oggi definiremo di propaganda, per riallineare la storia, questa storia che, come avete visto, è una storia fatta di luci, di ombre, di contraddizioni interne, che non si può assimilare alla storia del ramo principale del Savoia, cerca di ricondurre appunto nell'alveo della casata, del ramo principale dinastico. E allora nell'Ottocento incominceranno appunto a fiorire una serie di saggi. Sclopis è soltanto uno degli autori che nell'Ottocento incomincia a interessarsi alla figura di Tommaso e a ripercorrerne la biografia. Devo galoppare e sicuramente posso dire che la visione, la rappresentazione di questo personaggio non è cambiata molto, se non negli ultimissimi decenni, diciamo a partire dalla fine degli anni 80 del secolo scorso e anni 90, quando si è tornati a studiare gli anni della guerra civile appunto superando quella visione, quella lettura dinastica che era ancora presente in studi pur molto pregevoli come quelli di Romolo Quazza, si è cominciato a analizzare il contesto sociale in cui si era, diciamo, era evoluto lo scontro tra i principisti e i madanisti. E quindi cito soltanto alcuni degli storici che appunto dagli anni 90 in poi hanno rinnovato profondamente lo studio di questi anni: Claudio Rosso, Simona Cerruti, Andrea Merlotti, che appunto ha visto il lungo cascame della guerra civile risolversi nella politica feudale condotta da Vittorio Emilio II nel primo Settecento. Angelo Antonio Spagnoletti, che ha pubblicato un bel saggio dedicato appunto a Tommaso di Carignano, principe cadetto nell'Europa del Seicento. Giustamente il panorama è quello europeo, non soltanto quello italiano, tantomeno quello soltanto piemontese. E poi alcuni storici spagnoli sono quelli che appunto hanno collaborato in questo volume, tra gli storici militari che si sono, diciamo, riaccostati a queste campagne militari con un nuovo sguardo. Mi piace citare appunto l'amico e collega Davide Maffi, che forse è in Italia appunto uno dei più esperti nel descrivere tutte le operazioni militari vissute da Tommaso. Io adesso non so quanto tempo ci sia ancora a disposizione, potremmo far scorrere pochissimo tempo, facciamo scorrere per aprire il PowerPoint. Tanto che si apre PowerPoint, per non mangiarmi troppo tempo, volevo soltanto chiosare in questo senso. Allora, la rappresentazione di Tommaso quindi è debitrice nei confronti della letteratura, vi ho fatto alcuni esempi, è sicuramente debitrice nei confronti dell'iconografia, dai ritratti di Van Dyck ad altri. Devo dire che un personaggio del genere, che spero, insomma, di essere riuscita a dire, ha avuto una vita estremamente densa, estremamente ricca, non ha ad esempio mai ispirato il cinema. Io sono andata a vedere stamattina, prima di questo intervento, se non esistesse una filmografia del personaggio. Devo dire, è una figura che, diciamo, consentirebbe delle sceneggiature favolose, la sua, quella del muto. Sono figure interessantissime, noi sappiamo che ci saranno altri che parleranno dopo di me del figlio, una figura almeno altrettanto interessante, una figura culturalmente molto interessante. Muto,
nei confronti di Tommaso rispetto ad altri personaggi. In tutta una serie di remake che abbiamo visto più volte riprodotti in modo più o meno fedele nelle sale cinematografiche. Dunque facciamo scorrere le immagini, voi qui vedete i cinque figli maschi di Carlo Emanuele I, il piccolino è Tommaso. Riconoscete dietro vestito in rosso il cardinale Maurizio, al centro c'è il primogenito Vittorio a Madrid, sulla destra direi Vittorio Amedeo I e sulla sinistra il priore di Castiglia, futuro cavaliere di Malta, generalissimo della Marina Spagnola. Scorriamo un po' velocemente, ecco, queste sono immagini a stampa che riproducono il ritratto del giovane Tommaso, ancora adolescente a sinistra e ventenne invece nella stampa destra. Ecco, questo è il meraviglioso ritratto di Van Dyck che appunto lo esegue a Bruxelles, pochi anni dopo, come sapete, Van Dyck si trasferisce a Londra e l'altro ritratto di, questo ritratto a mezzo busto straordinario che oggi si può vedere a Berlino, mi risulta sia passato attraverso le collezioni dei re d'Inghilterra, prima di arrivare a Berlino. Dall'iconografia di Van Dyck discendono tutta una serie di iconografie a stampa che corredano trattati, quei trattati che circolavano in Europa all'epoca e circolavano soprattutto presso il pubblico delle corti, erano trattati che venivano letti dai diplomatici e dal personale di corte, no? Che dovevano appunto non soltanto anche negli istituti di formazione aristocratica, quello che potrebbe essere per noi il manuale di storia, no? Naturalmente appunto nei collegi nobiliari e nelle accademie cavalleresche dell'epoca. Quello che è interessante di questa iconografia è che di fatto ci sia una riproduzione quasi seriale di quell'immagine che era stata data da Fanny, tranne forse un'immagine che vedrete un po' più avanti, che è molto più rozza, e che ci riproduce un principe Tommaso un po' più grassoccio, quella di Van Dyck, e quindi è un'iconografia che riproduce il principe Tommaso al servizio della Spagna. Le rarissime immagini che si trovano nelle pubblicazioni francesi riproducono infatti questa immagine, non la rinnovano, non danno un'immagine differente. Ci potremmo soffermare sull'iconografia, la prima iconografia è questa, e vi faccio soltanto notare che il Tommaso è rappresentato a cavallo, questo cavallo che impenna, no? Simbolo della dignità di questo personaggio, impugna il bastone del comando, che spettava appunto alle più alte cariche militari dell'epoca. Non a caso il ritratto del suo nipote, il principe Eugenio, anche lui, il ritratto di questo principe Eugenio avrà appunto quel bastone del comando, che poi il principe Eugenio, qui siamo in anni successivi, forse trasformerà anche in un grande piatto. Il bastone del comando del principe Eugenio gli serviva come emblema del suo ruolo di cavaliere, come cannoniere. L'aspetto curioso, che però forse possiamo spiegare, piuttosto che in un certo punto della storia non è mai casuale e non è mai curioso al 100%, è che queste litografie rappresentino il principe Tommaso indicato come duca di Savoia e principe di Piemonte. Allora, il principe Tommaso non è mai stato duca di Savoia e principe di Piemonte, arguisco che si tratti di una sorta di opera, una serie di riproduzioni e stampa propagandistiche diffuse negli anni della guerra civile. È molto evidente, cioè gli si attribuisce un ruolo di discendente legittimo della dinastia che non ha mai rivestito. Sono immagini, sono diverse immagini che riproducono questa edizione scorretta del ruolo del principe Tommaso. Qui abbiamo ancora altre. Sono sempre la duca di Savoia. Sì. Il 600, voglio citare un bel libro di Roberto Pizzocchi, è il secolo anche delle genealogie possibili, incredibili, genealogie incredibili, quindi è il secolo in cui le dinastie potevano ancora vantare di discendere, che so, da Giove, da Minerva, da questi personaggi. Quindi molto semplicemente credo che si tratti
trattasse di un'opera di propaganda. E questo, ecco, arriviamo alla fine, questa è la tomba che conoscerete, la novella della Sindone e la statua del principe Tommaso che si trova nello scalone di Palazzo Reale. Queste che sono, diciamo, prova tangibile, molto, molto concreta, di quella rivalutazione di Tommaso di Savoia e di Carignano che si ha negli anni carolingini. Carlo Alberto, che appunto commissiona questo monumento, è una delle quattro tombe nella Cappella della Sindone, quindi ha un ruolo assolutamente importante e diciamo che segna così il riconoscimento definitivo del ruolo di Tommaso. Direi che insomma di materiale abbondante ce ne sarebbe da scrivere una biografia su questa figura, tutt'altro che in colore, tutt'altro che secondaria nella storia dei Savoia. Vi chiedo scusa, abbiamo sforato di quarto d'ora. Va benissimo così, ringraziamo la professoressa Bianco per questa. Lasciato in lui l'impronta fondamentale.